Senza voler scomodare Dante, il suo inferno e il drammatico epilogo del campionato dell'Aquila Calcio si avvicina molto ai terribili gironi della Divina Commedia. Tanto grave la crisi di risultati dei rossoblù, terzultimi e condannati ai play-out, che l'ultima disperata mossa della società è stata quella di richiamare in panchina Carlo Perrone, esonerato l'11 aprile per far posto a Giacomo Modica sulla panchina aquilana, conti fatti, solo per 3 partite. Un ribaltone clamoroso che sa tanto di ultimo tentativo per salvare l'Aquila nel calcio professionistico. La scelta della società però evince un colossale errore, quello di aver allontanato Perrone a sole 4 gare dalla fine, un azzardo costato ai rossoblù ulteriori tensioni, sbandamento tattico e atletico e soprattutto un solo punto in 3 gare. Tanto che ora l'Aquila, se dovesse perdere con 2 reti di scarto contro la Lupa Roma domenica prossima nell'ultima giornata della stagione regolare, si ritroverebbe addirittura penultima. A salvare dal baratro i rossoblù ci proverà quindi l'allenatore che ha sposato il progetto sin da quest'estate e che ha accettato di tornare sulla panchina lasciata un mese fa in memoria dei genitori sepolti all'Aquila. Perrone però ha posto un veto, l'approdo al suo fianco di Carlo Susini, ex allenatore dell'Aquila ai tempi dell'eccellenza ma soprattutto direttore sportivo della Salernitana ai tempi di Perrone allenatore. Per quanto mi riguarda, ricompattare l'ambiente significa sensibilizzare i giocatori e farli partecipi di un'eventuale impresa, rendere in pratica partecipi anche i tifosi che in questo momento hanno avuto a che dire, no, sulle prestazioni a squadra, e quindi cercare un attimino di riunirci tutti quanti in un unico blocco e cercare un attimino di passare questo momento con la vittoria sul campo, quindi passare e restare in categoria passando per il campo e non per eventuali pescaggi futuri. L'arrivo di Susini ha però spiazzato i più. Il motivo? L'ex salernitana andrà a ricoprire il ruolo di consulente di campo e di portavoce della società con gli organi di stampa, ma in realtà è un direttore tecnico. E dunque l'attuale direttore sportivo Alessandro Battisti che fine farà? Ecco il grande dilemma. La sensazione è che ci sia molta confusione di ruoli e compiti in seno alla società e la poca chiarezza sta anche in questa mossa. Di sicuro a fine campionato ci si siederà davanti ad un tavolo per chiarire i ruoli, ma al momento si sceglie la via della non belligeranza per puntare dritti tutti uniti all'impresa salvezza.